Hai mai pensato di delocalizzare la tua impresa a Dubai o in generale negli Emirati Arabi? Vediamo allora in questo video quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi e soprattutto perché sotto un profilo tributario dovresti fare particolarmente attenzione. Quali sono i vantaggi e di cosa dovresti preoccuparti? Te lo dico tra un secondo esatto. Ciao, sono Luca Taglialatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a cliccare subscribe per rimanere aggiornato con le notifiche del canale e a lasciarmi un like se ti piacerà alla fine del video il contenuto di altissima qualità che sto per portare direttamente sulla tua scrivania. Ci troviamo qui oggi a Dubai, nuovamente nella splendida cornice di Marina, per parlare di delocalizzazione. È una domanda che mi fanno spessissimo, clienti o non, perché molti dei miei clienti non hanno ancora, per esempio, un piede a Dubai, ma vorrebbero averlo, altri invece mi contattano direttamente per una relocation e quindi mi chiedono: posso delocalizzare? Ma cerchiamo di capire che cosa si intende innanzitutto per delocalizzazione, perché qui fuori sul web è pieno di persone che si riempiono la bocca di sostantivi e definizioni di cui non hanno la benché minima idea. Delocalizzare vuol dire spostare parte della produzione o parte dei servizi fuori dall'Italia se sei un imprenditore italiano. Parte o tutto. Ora che cosa succede? Che se li sposti completamente, e allora chiaramente stai rilocando l'attività all'estero. Se ne sposti soltanto in parte, allora vorrà dire che dovrai aprire una società controllata in un altro paese, in questo caso Dubai. Quali sono i motivi e quali sono i vantaggi di una delocalizzazione? I motivi possono essere vari, si parte da un outsourcing e quindi si possono dare alcune parti della produzione o dei servizi in outsourcing in paesi terzi dove costa di meno, si può andare alla ricerca di joint venture con partner strategici, si può andare alla ricerca di contratti di subforniture e fondamentalmente si interviene e si penetrano mercati che sono più profittevoli o comunque dove ci sono più soldini, che è esattamente il caso degli Emirati Arabi Uniti. Quali sono i vantaggi di una delocalizzazione? Allora, sono i classici vantaggi, sono quelli gli stessi dagli anni 80, dagli anni 70, diciamo a burbe condita mi verrebbe da dire, e cioè il riscontro, la possibilità di utilizzare una manodopera a basso costo, con un costo del lavoro in ogni caso inferiore a quello italiano. Ricordiamoci che oggi chiaramente parliamo qui di imprenditori italiani. Un altro vantaggio evidentemente è la penetrazione di un nuovo mercato, l'accesso a materie prime del posto in cui vado a delocalizzare, che evidentemente per definizione costeranno meno. L'accesso a un sistema fiscale competitivo, quindi tasse basse, burocrazia bassa e possibilità di ricercare nuove partnership sul territorio, quindi penetrazione di nuovi mercati. Questi sono tutti i vantaggi e i motivi che sotto un profilo economico, finanziario, imprenditoriale dovresti prendere in considerazione. Quali sono però le problematiche che un pianificatore fiscale, perlomeno qualcuno che abbia superato la terza media, mi permetto di dire, lasciatemi passare la battuta, deve preoccuparsi di avere a che fare? Ce ne sono 4-5 principali come macro categorie, perché non sono qui a darti una lezione di diritto tributario, però come imprenditore sono tutti i concetti che ritorneranno nella tua vita sulla tua scrivania, e quindi in qualsiasi fase della tua delocalizzazione o pianificazione fiscale devi esserne conscio, devi esserne consapevole, altrimenti rischi di fare errore, soprattutto se ti affidi a professionisti sbagliati. Innanzitutto partiamo appunto dalla definizione di delocalizzazione sotto un profilo di diritto tributario. Se andiamo a prendere l'articolo 166 del testo unico delle imposte sul reddito, ci dice che se io trasferisco gli asset della mia società, della mia impresa, al di là del confine, tecnicamente dovrei pagare una tassa, la cosiddetta exit tax, cioè quando trasferisco un asset o parte del mio asset aziendale all'estero, in automatico cade una scure, un'accetta, è quella del valore normale, cioè quell'asset si considera realizzato a valore normale, che prendi, diciamo, bene o male, non me ne vogliono i miei colleghi, come riferimento un valore di mercato, cioè quanto vale quell'asset al momento in cui te ne stai andando. Bene, su quel valore lì ci dovresti pagare le tasse, quindi anche questa exit tax è profondamente, direi, ignorata, soprattutto dai miei competitor, ma soprattutto chi ha una SRL, per intenderci, quindi gran parte dell'imprenditoria italiana che si riloca o delocalizza all'estero, deve fare i conti con questa prima problematica.
La seconda è quella del transfer pricing e qui invece andiamo a vedere che cosa ci dice l'articolo 110 del testo unico delle imposte sul reddito. Fondamentalmente quando io delocalizzo come imprenditore, quindi diciamo che apro una succursale all'estero, cosa potrei essere tentato di fare? Per abbattere l'imponibile in Italia, che evidentemente è altamente tassato, potrei per esempio vendere beni o servizi alla mia controllata estera a un valore inferiore al valore di mercato. Potrei concedere dei finanziamenti intercompany non fruttiferi di interesse, cioè quindi sto spostando capitale dall'Italia all'estero ma non mi sto facendo retribuire sotto forma di interessi, perché altrimenti appunto li tasserei in Italia, quindi sono altamente tassati. Ancora potrei cedere parte del mio know-how, del mio knowledge, i miei marchi, i miei brevetti, la mia proprietà intellettuale e dietro una remunerazione fondamentalmente non a valore di mercato. Il transfer pricing all'articolo 10 ci dice proprio questo, di nuovo ritorna al concetto di valore di mercato. Se vado a fare queste transazioni con le mie controllate, con le mie succursali estere, devo applicare i prezzi che applicherei in principio di libera concorrenza, altrimenti l'agenzia delle entrate arriva e mi riprende tutto l'imponibile che ho spostato all'estero in tassazione, a tassazione con tanto chiaramente di sanzioni eccetera eccetera. Il terzo elemento, il terzo problema, diciamo il terzo istituto giuridico con cui dobbiamo confrontarci noi pianificatori è quello della stabile organizzazione occulta, però questa volta, che è leggermente diverso dal tema della stabile organizzazione. Il secondo, quello della stabile organizzazione, è definito tecnicamente dall'articolo 162. Quello invece della stabile organizzazione occulta è un concetto un po' diverso che deriva non tanto da documenti di prassi ma fondamentalmente dalla giurisprudenza, cioè è un fenomeno che hanno creato gli accertatori andando di volta in volta ad analizzare diversi fenomeni di evasione o di elusione. Tecnicamente devi considerare che se tu apri una succursale a Dubai, per esempio, potresti far finta di delocalizzare alcune funzioni che in realtà svolgi in Italia a Dubai in maniera tale da pagare meno tasse, perché tecnicamente, come dire, ogni società dovrebbe essere tassata in base alle funzioni, agli asset e ai rischi che supporta. È un concetto leggermente complicato, ma mettilo lì, mettilo nel cassetto, perché di nuovo tornerà nelle tue pianificazioni, nella tua penetrazione dei mercati stranieri. Numero 4, o meglio quarto problema di difficilissima entità e estremamente delicato, è quello delle CFC, Control Foreign Companies, che tra l'altro è una disciplina che il 99% delle giurisdizioni avanzate, perlomeno tutte le giurisdizioni OCSE, applicano, ognuno con la sua sfumatura. Quindi le CFC per noi pianificatori sono un vero e proprio delirio, perché chiaramente ogni giurisdizione ha le sue regole. Quella italiana dice una cosa ben precisa, dice che se io, e lo rivediamo all'articolo 167 del testo unico, se io imprenditore con società madre italiana mi apro una succursale, di nuovo a Dubai in questo caso, se questa giurisdizione dove apro la succursale ha una tassazione che è inferiore alla metà di quella che invece è applicata nel paese in cui si trova la casa madre, quindi l'Italia, e deriva una percentuale, diciamo un terzo del suo income da particolari categorie reddituali, che possono essere quelle per esempio dei passive income, quindi dividendi, interessi, servizi intercompany eccetera eccetera, e allora il reddito prodotto da quella succursale nel paese terzo è tassato per trasparenza secondo la quota di partecipazione in Italia. Esistono la possibilità di intervenire tramite esimenti, interpelli disapplicativi eccetera eccetera. È una disciplina estremamente complessa che è stata poi si è stratificata, perché nel corso del tempo il legislatore è cambiato più e più volte e soprattutto sono numerosissimi interventi di prassi, quindi circolari, interpelli eccetera eccetera, che hanno modificato anche l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate, quindi dei contribuenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Io sono Luca Taglialatela, ti ricordo che sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto, clicca subscribe e lasciami un like. Se sei un imprenditore con necessità o voglia di internazionalizzare e scoprire che cosa c'è al di là del confine italiano, clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.